L'inconscio parla, parla a chi lo sa leggere e chi lo sa leggere riesce ad accedere ai segreti più profondi della mente umana. Ve lo dimostro con questo esperimento di mentalismo. Cari amici, ben ritrovati, siamo qui in compagnia di Fausto e di Maria e oggi voglio provare a fare un effetto che dimostra quanto riesce a comunicare a chi sa leggere questi segnali il nostro inconscio. Abbiamo qui un mazzo di carte, abbiamo qui un foglio e una matita e adesso capiremo perché. Allora vi chiedo di scegliere a ognuno e di guardarla solo voi, senza farla vedere né a me né uno o all'altro, una carta. Per far questo ho già dato una minima mescolata, adesso alza una piccola porzione di mazzo, girala, appoggiala sopra la restante parte di mazzo e adesso alza una parte maggiore di mazzo, girala, appoggiala sopra il mazzo, quindi scegli la prima carta coperta in modo che nessuno possa sapere che carta hai scelto. Appoggiala sul tavolo oppure... Ovviamente qua chiudi, dammi le carte, ecco, chiudiamo, facciamo un taglio, tu puoi guardare la carta, perfetto, adesso anche Fausto fai la stessa cosa, taglia il mazzo, alza una piccola parte, una piccola porzione, quindi giralo e appoggialo sul mazzo, quindi taglia una parte maggiore, giralo e appoggiala. Appoggia questa parte sulla parte restante del mazzo. Adesso scorri le carte in modo da prendere la prima carta coperta. Ecco, quindi appoggiala sul tavolo in modo che non la veda nessuno. Dammi queste carte che non ci servono più. Guardala. Ecco, quindi avete entrambi in mente una carta. Adesso vi chiedo, iniziamo da Maria, visto che ha pescato la prima carta, di fare un respiro profondo e di fare un disegno a caso, proprio dei ghirigori nel foglio. Lo appoggiamolo qui in modo che la matita... anche più ampio, riempi proprio la tua metà di foglio. Ecco, una cosa completamente casuale, almeno per quello che può sembrare fino adesso. Passa carta e matita a Fausto e fai la stessa cosa. Fai un po' di ghirigori. Un disegno un po' alla Picasso, una cosa un po' astratta. Boh, finito così. Allora adesso voi sapete che carta avete preso, ovviamente nessuno sa la carta dell'altro e io non so le vostre carte. Da questo ghirigoro, adesso lo faccio inquadrare, cercherò di capire che carta avete scelto. Ad esempio Maria, io posso provare ad immaginare, a vedere se riesco a vedere qualche carta. Proviamo a girare il foglio perché l'inconscio parla in più modi e quindi non so, io riesco a vedere ad esempio questa cosa qui. A vedere una sorta di tre, adesso lo passo un po' meglio e poi ad esempio qui potrebbe essere un quadro, diciamo così, il tre di quadri. Invece Fausto, per quello che posso vedere, si vede subito che qui c'è un 7. Seguiamo proprio il disegno che ha fatto lui. E se poi dobbiamo cercare il seme di questa carta, possiamo, anche qui è venuto un po' tipo i quadri. Quindi
secondo me il vostro inconscio vi ha portato a disegnare due carte, Maria il 3 di quadri, Fausto il 7 di quadri. Ora vediamo Maria che carta ha scelto, e ha scelto esattamente il 3 di quadri, e vediamo Fausto che carta ha scelto, e la cosa incredibile è che ha scelto il 7 di quadri. L'inconscio rivela quello che pensiamo. Grazie Fausto e grazie Maria.